La motivazione, anzi cercare la motivazione, ti sta rallentando negli studi all'università. Io quando uno mi dice non ho voglia di studiare, gli dico c'hai ragione, bravo, sei democratico, hai riconosciuto questa mancanza di voglia, ma avrai anche notato che quando si parla di mancanza di voglia di studiare, spesso questa si lega o viene fatta legare alla mancanza di motivazione, come se le due cose fossero la stessa, e invece non è così. Avrai notato anche che la maggior parte delle persone che leggono i libri di motivazione o di autoaiuto sono poi quelli che sono più demotivati o comunque che sembrano non trovare una centratura. Ho sempre detto che non mi piace l'idea che ci manchi sempre qualcosa, l'idea che mi manca la voglia di studiare, la motivazione e le tecniche giuste per concentrarmi o per studiare velocemente non è un aiuto, perché è proprio quello l'elemento che ci rallenta di più. In effetti, se ti convinci che ti manca la faccia tosta per venderti al professore o per fargli vedere che hai studiato davvero, o che ti mancano le strategie più avanzate per risvegliare il potenziale nascosto della tua mente, è ovvio che senti che non sei abbastanza. E credimi, la maggior parte degli studenti che abbandonano l'università entro il primo o secondo anno dicono proprio questo: l'ho lasciata perché non ero abbastanza per affrontare quegli esami. Quindi evitiamo il catastrofismo, evitiamo di dire che ci manca qualcosa e iniziamo a vedere delle soluzioni veramente pratiche per recuperare la voglia di studiare e anche la motivazione. Tre cose da lasciar perdere sono gli esercizietti stupidi tipo allena la concentrazione e ti verrà la voglia di studiare guardando le lancette dell'orologio e cercando di aumentare il tuo focus. Evitare la pianificazione, come dico sempre, la maggior parte degli studenti perdono voglia di studiare perché hanno pianificato in maniera troppo rigida e robotica il numero di pagine, di giorni, di argomenti per arrivare pronti agli esami. Il cervello reagisce dicendo non mi stai rispettando, non ce la faccio a rispondere, non ce la faccio a reggere questo ritmo che mi stai mettendo, e toglie la voglia di studiare. Vuoi la prova? Stai 2-3 giorni senza pianificare e vedrai che magicamente al secondo o terzo giorno la voglia di studiare per quell'esame tornerà. Perché il tuo cervello avrà detto ok, non mi stai mettendo più quella pressione che mi ha tenuto bloccato finora. Terza cosa da evitare come la peste, le visualizzazioni. Non mi sto mettendo a studiare su questo libro illeggibile e gigantesco perché voglio solo laurearmi, ma perché voglio fare il medico o l'avvocato nel futuro, e quindi mi visualizzo con la toga o con il camice mentre guarisco i pazienti. Lascia perdere, il cervello è più focalizzato su risultati a breve, brevissimo termine. Di questo parleremo tra poco. Prima cosa, ti è già successo di non avere voglia di studiare e poi in qualche modo l'hai ritrovata, o meglio, hai ritrovato lo stimolo che ti ha fatto aprire il libro, studiare, fare quell'argomento, quel capitolo, portarlo all'esame. Quindi hai dentro di te la soluzione, e che non sai benissimo come hai ritrovato la voglia quel giorno in cui ti è capitato, e magari non ti sei neanche accorto o accorta di averla ritrovata. Seconda cosa, motivazione e volontà, come dicevamo, sono due cose diverse. Ti faccio un esempio: io la mattina faccio la doccia fredda, a volte mi capita anche il pomeriggio, non voglio farla, non ho la volontà di farla, è orribile, però sono molto motivato a farla perché conosco i motivi per cui devo farla. E quindi allo stesso modo tu a volte ti alzi la mattina che sai il motivo per cui dovresti studiare, ma non hai voglia di studiare, e devi trovare l'elemento che ti spinge ad avere voglia, non ad avere più motivi per farlo. E ti svelo un piccolo segreto: la volontà si forza o si allena o si indirizza, la motivazione si alimenta, e tutte e due insieme si intrecciano, si legano all'interno di un circolo virtuoso, e che spesso, come sai, diventa un circolo vizioso quando la motivazione manca e quindi non spinge la volontà, oppure la volontà manca e quindi non rialimenta la motivazione. Nel caso della doccia fredda, io mi sono forzato a fare le prime docce fredde, queste hanno alimentato dei risultati, mi hanno fatto sentire molto più sano, più vitale, più attivo, più forte, e questo mi ha dato la motivazione per farlo nei giorni successivi. Nello studio invece mi capita che so i motivi per farlo, devo farlo, ma non ho voglia di farlo, e siccome non lo faccio, rimando, rallento, mi distraggo, mi riempio la testa di ansie e paure inutili e superflue, e questo non mi dà i risultati che alimenterebbero la motivazione e la volontà stesse.
Abbiamo accennato anche un'altra cosa importante, che la voglia e la concentrazione spesso vanno via proprio perché ci riempiamo la testa di ansia, di preoccupazioni inutili. In questo caso potrebbe essere interessante usare degli esercizi di respirazione. Io ne ho imparato uno molto interessante: inspiri velocemente per 4-5 secondi, trattieni il fiato per 7 secondi circa e poi butti fuori lentamente l'aria per altri 8 secondi e poi ricominci 4, 7, 8 secondi, e questo ti rassicurerà, ti tranquillizzerà molto. Quindi se il tuo problema di voglia di studiare è legato all'ansia, con gli esercizi di respirazione riusciremo a diminuire l'ansia tanto da ricominciare a funzionare nonostante essa. Se invece il problema di voglia di studiare è legato alla concentrazione, sappi che essa si allena e quindi non puoi pretendere dal tuo cervello di essere iperconcentrato e di avere subito voglia per 1-2 ore per un intero pomeriggio. Si allena significa che devi fare dei piccoli passi, quindi il primo giorno ti alleni a avere voglia, fra virgolette, a concentrarti per 10 minuti, il secondo giorno lo farei per 20, il terzo giorno lo farei per 30, o farei delle sessioni spalmate durante la giornata di 10-20 minuti. Vedrai che questo motiverà il tuo cervello perché vedrà dei piccoli, piccolissimi risultati, però inizierà quel movimento che ti porta avanti. E come abbiamo già specificato, la voglia di studiare e la motivazione stessa partono proprio da questo piccolo movimento giornaliero. Ma quando ti dico di allenare la concentrazione, non ti sto dicendo di eliminare tutte le distrazioni, tipo andare a studiare in un posto dove non c'è rumore o dove gli altri studiano, eliminare lo smartphone o le cose da mangiare intorno. Come abbiamo detto, la concentrazione si allena, è come un muscolo e devi funzionare nonostante le distrazioni. Non eliminare tutte le distrazioni intorno a te, anche perché questo è possibile farlo per 1-2 giorni, ma il terzo giorno che non puoi fisicamente eliminare le distrazioni intorno a te o che non vuoi farlo, la tua concentrazione svanisce e con essa la voglia di studiare. L'altra possibilità è che la tua mancanza di voglia e di concentrazione e di motivazione siano dovute all'agitazione. Quindi senti dentro di te un'agitazione, un bisogno di fare, di muoverti, di agire, che alcuni riescono a intercettare, a calmare con la mindfulness, con la respirazione, come dicevamo prima. Ma ti voglio vedere a usare la respirazione e la mindfulness se hai l'esame fra 5 giorni e non ce la fai e il tuo cervello si rifiuta. Meglio è iniziare a muoversi, cioè a scaricare tutta quell'agitazione, quell'energia che non è ben diretta. Quindi inizia a scaricarla muovendoti, camminando, studiando in piedi, saltando, fai quello che ti pare, basta che non stai fermo coi gomiti sulla scrivania o sbracata sul divano, perché è importante che tu scarichi tutta quella tensione che ti sta impedendo di funzionare. Se sei una persona altamente socievole, potresti avere bisogno di studiare insieme agli altri. Non è detto che funzioni per tutti, a volte per alcuni funziona se si hanno i tempi simili. Per altre persone ci si rallenta solamente a vicenda, uno ha bisogno di andare più velocemente, l'altro più lentamente, uno si adagia, l'altro deve aiutare. Potrebbe essere che tu abbia bisogno di aiutare gli altri anche per capire meglio le cose, per sentirti più figo, per funzionare meglio. Quindi ben venga, ma fai molta attenzione a quali sono i tempi di studio, perché potresti iniziare a non avere voglia di studiare con gli altri e questo si aggiunge a non avere voglia di studiare in generale. Un disastro! Un'ultima cosa, forse la più importante di tutti: come abbiamo detto, la voglia di studiare, la motivazione, il focus sull'esame o sull'argomento nascono da quello che chiamiamo sempre momentum, cioè quel momento nella tua vita in cui senti che sei efficace, che stai andando avanti. E quindi, come dicevamo poco fa, inizia a fare qualcosa, fai un paragrafo, fai una pagina. Appena senti che stai rimandando, che stai procrastinando, che dici non ho voglia, lo faccio stasera alle 8, poi tanto lo sappiamo entrambi che arrivi alle 8, che dici sono stanco, lo faccio domani. Quindi appena inizi a dire rimando a più tardi, hai 60 secondi per iniziare a studiare. 60 secondi è un minuto velocissimo. Mettiti sul libro, conta da 60 a 1, mettiti sul libro, inizia a studiare e fai una pagina. E questo ti darà la spinta per continuare a studiare, per farne 2, per farne 3. E quando arriverai a letto la sera dirai: ho studiato oggi, ce l'ho fatta, sono autorevole.
autoefficace. Non mi manca niente, non mi mancava niente, ce la potevo fare, e questo ti spingerà ad avere la motivazione e la voglia di studiare, come dicevamo prima, nei giorni successivi. Insomma, funziona come una dinamo. I risultati non arrivano dallo star seduto su una sedia, non arrivano dal pianificare, non arrivano da fare cicli di studio rigidi 40-10-10, 50-5-5. Lasciati la libertà di muoverti come vuoi, di agire come vuoi, liberati nel mondo, e questo ti darà una grande spinta, perché l'energia sarà focalizzata verso quella pagina, verso quell'argomento. Spero di essere stato chiaro e che tu trovi queste indicazioni che ti ho dato le più utili possibili. Abbiamo fatto una carrellata velocissima su tutti i possibili motivi e quindi le possibili soluzioni, per non dire più non ho voglia di studiare. Fammi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualcosa che tu fai o che secondo te si potrebbe fare per aumentare la tua voglia di studiare, la tua motivazione. Ci vediamo al prossimo video.